Santa Maria di Ponte Metauro è uno dei luoghi religiosi più cari alla città di Fano e visitata soprattutto nel periodo di Pasqua, visto che il martedì successivo si festeggia la festa del santuario. Situato lungo la strada statale 16 in prossimità del ponte che scavalca il fiume Metauro, nei secoli il santuario è stato una meta per molti pellegrini. Nel 1399 il più noto lo fecero i riminesi, guidato da Carlo Malatesta, per ringraziare la Madonna del Ponte per la fine di una grande pestilenza. Nel 1984 invece Giovanni Paolo II, durante la sua visita a Fano, incoronò il quadro della Madonna nominandola protettrice dei marinai, proprio come ricorda la lapide affissa nella cappella di sinistra. Una festa molto sentita, proprio come ci ricorda il nuovo parroco Don Antonio Interguglielmi. Questa festa è molto sentita dai fanesi perché questo è il santuario mariano della città di Fano, quindi anche oggi vediamo un grande afflusso di persone e è una tradizione che continua e che dopo il Covid riprendiamo quest'anno con molto entusiasmo. Dopo due anni con restrizioni e celebrazioni dimezzate, quest'anno il programma è ritornato al suo tradizionale svolgimento, ma senza la storica pesca di beneficenza. Per via del Covid non abbiamo preferito non farla, però l'appuntamento è per il prossimo anno, il 2023, anche se comunque quest'anno abbiamo pensato di fare un banchetto con cappellini, delle immagini della Madonna, dei libri, sempre per raccogliere delle offerte per la nostra parrocchia. Ad allietare le celebrazioni con brani religiosi, il coro parrocchiale che ha animato le sante messe ogni ora fino alle ore 18, messa nella quale ha celebrato il vescovo della nostra diocesi, Monsignor Armando Trasarti. Siamo devoti ormai, è una tradizione, quindi una visita, è doveroso, sì, era molto più sentita tanti anni fa, adesso con il Covid ti ha fermati un po' tutti. Io sono della parrocchia di Rosciano, fin da quando ero bambino che vengo tutti gli anni regolarmente e per me quindi di voler dire una tradizione che non posso lasciare. Sento proprio il bisogno di venire qui questo giorno a fare, voglio dire, alla Madonnina, a fargli una visita. Capito? Quindi ci tengo, mi piace molto. Tornare qui è un tornare un po' bambini, un tornare un po' all'ingenuità e alle cose belle, però piano piano riprenderà tutto, siamo convinti di questo e la Madonnina aiuterà in questo, è del ponte, quindi farà da passaggio da una situazione triste a qualcosa di meglio.